Bentornati nella rubrica di Olio E, ti voglio amaro e piccante. Oggi vorrei darvi alcuni consigli sulla conservazione dell'olio extravergine di oliva nelle nostre case. Quando acquistiamo un olio extravergine di oliva, accertiamoci sempre che non abbia sul fondo un deposito, che quindi sia una bottiglia assolutamente pulita, limpida. Detto ciò, portiamo a casa la nostra bottiglia e cerchiamo di riporla in un posto fresco, buio, privo di luce e di calore. I nemici dell'olio extravergine di oliva sono principalmente tre: luce, calore e ossigeno. Per questa ragione, spesso vengono utilizzate bottiglie dal colore verde molto scuro o comunque vengono ricoperte esternamente per impedire che la luce possa danneggiarle. Quindi luce, calore e ossigeno. L'ossigeno porta al rincedimento, quindi evitiamo di lasciare la bottiglia senza il suo tappo. Evitiamo di mettere l'olio nelle oliere e lasciarle a contatto con l'aria sul tavolo. Evitiamo di porre l'olio in un punto caldo della casa. Cerchiamo di tenerlo in un posto fresco, buio. Il mobile che c'è vicino alla cappa in cucina è assolutamente sconsigliato, proprio perché il calore tende ad andare verso l'alto. Di conseguenza si troverebbe in una posizione non favorevole per la sua conservazione. Evitiamo. Cerchiamo piuttosto di utilizzare un mobile in basso, più vicino possibile al pavimento, dove il fresco è più sicuro. La luce, abbiamo detto, è uno dei nemici, ma questo è facilmente risolvibile con la bottiglia scura oppure coprendola un po' di più. Evitiamo poi nel modo più assoluto di tenerlo vicino ai fornelli, il calore ancora di più potrebbe danneggiarlo. Quindi se abbiamo acquistato una buona bottiglia di olio extravergine d'oliva, cerchiamo di tutelarla, soprattutto le sue caratteristiche fino al consumo finale. Se acquistiamo delle latte o taniche o grandi contenitori di olio extravergine di oliva, cerchiamo di travasarlo appena possibile e accertiamoci che sulle bottiglie, che nel fondo delle bottiglie non ci sia un deposito. Se dovesse succedere, ritravasiamolo una seconda e una terza volta, fino a quando non risulterà perfettamente limpido. E allora, se potrà comunque procedere con una conservazione accurata in un ambiente fresco, pulito e buio. Vi ringrazio per avermi ascoltato e ci vediamo ai prossimi appuntamenti per altri consigli o altri assaggi. A presto, da Olio E, ti voglio amaro e piccante.